Buongiorno Giancarlo, oggi con te affrontiamo un altro tema che riguarda l'Europa in senso lato, ma ha inevitabilmente delle ricadute anche sui singoli cittadini. E quindi mi riferisco alla decisione della BCE di fermare i tassi, non alzare, dire, i tassi di interesse nel mese di dicembre. La BCE ha confermato le attese e il mercato è già euforico. C'è da chiedersi però se non sia un po' troppo presto per cantare vittoria. La Banca Centrale Europea, come tutte le banche centrali, dovrebbe, a mio avviso, calibrare con molta attenzione la sua comunicazione, perché continuando a ripetere che le prossime decisioni saranno prese sulla base dei dati, riunione dopo riunione, ecco, in qualche modo si maturano delle aspettative che potrebbero rivelarsi eccessivamente ottimistiche. E io quindi vorrei cominciare proprio alla luce dei tassi di interesse attualmente fermi, almeno per questo mese. Volevo chiederti cosa pensi di questa decisione e quali ritieni possano essere i passi successivi, quali le conseguenze nel breve e lungo termine. Beh, come hai detto giustamente, Asia, la BCE per ormai da 2 mesi è ferma sul tasso del 4,5%, però bisogna far notare che questo tasso è il massimo storico per quanto riguarda la BCE. Certo, la BCE non esiste da centinaia d'anni, però insomma è già un all'incirca 24 anni di vita che ha la BCE. Quindi il fatto che mai prima era arrivato a livelli di questo genere, cioè 4,5%, ci fa capire che è sempre stata una banca centrale che ha cercato di limitare il più possibile l'inflazione. Inflazione che non c'è stata per appunto diversi anni e poi inevitabilmente negli ultimi anni invece abbiamo visto salire i prezzi in una maniera anche abbastanza decisa. Quindi la BCE ha risposto, diciamo, con vigore all'aumento dei tassi, proprio all'aumento dei prezzi, proprio perché è anche il suo mandato principale, se, alcuni dicono anche l'unico, ma comunque insomma il suo mandato principale è quello di gestire appunto i prezzi, quindi cercare di tenere sotto controllo l'inflazione. Sappiamo che si è data come parametro, diciamo, ottimale per l'inflazione un 2% l'anno. È chiaro che quando c'è stata questa fiammata, la BCE ha dovuto rispondere in quella maniera. Ora, come hai detto tu, però bisogna stare attenti a non cantare vittoria troppo presto, perché abbiamo visto, è vero, che l'inflazione è decisamente diminuita, però non è stata del tutto debellata in Europa, perché chiaramente la BCE è la Banca Centrale Europea, quindi non deve guardare al singolo Stato, ma deve guardare all'insieme degli Stati. Quindi in Europa quel tasso di inflazione è ancora superiore al 2%, quindi comunque dobbiamo sempre monitorarlo, ma certamente diciamo che il picco massimo è senz'altro stato raggiunto e ce lo siamo anche lasciati alle spalle. Per cui si è alimentato, diciamo, questa speranza del mercato che i tassi possano scendere, perché chiaramente i tassi alti non piacciono al mercato, nel senso che i tassi alti chiaramente limitano l'economia perché si pagano più interessi e poi anche ai, diciamo, non dico i risparmiatori, anche alle persone che hanno dei prestiti, tipicamente in Italia i mutui, è chiaro che i tassi alti non hanno fatto piacere. Quindi per il momento ci siamo fermati su questo 4,5.
Chiaramente le aspettative ora vanno su quando, non se, ma quando diminuiranno i tassi, perché oramai appunto abbiamo detto che questo 4,5 rimarrà per il momento il massimo storico, non aumenteranno i tassi. Quando diminuiranno, questo chiaramente è quello che si chiedono tutti. Le scommesse sono in questo momento, le scommesse del mercato, naturalmente, sono in questo momento per una riduzione dei tassi a cominciare dalla primavera. Allora, la primavera inizia il 21 di marzo, quindi diciamo che tra marzo, aprile, massimo maggio dovremo avere la prima riduzione di tassi. E questo chiaramente innescherà tutta una serie di conseguenze, ma lo vedremo con il tempo, insomma. Ecco, in qualche modo le tue osservazioni, Giancarlo, anticipano delle mie domande, perché giustamente hai sottolineato che la decisione della Banca Centrale Europea, in quanto tale, coinvolge inevitabilmente, direi giustamente, l'intero sistema Europa, l'intero sistema Unione Europea per l'esattezza, non può riguardare nello specifico ogni singolo Stato, ma noi ci troviamo a guardare poi nel nostro paese e a confrontarci con una situazione che è tipicamente italiana, che differisce, lo dicevamo anche nel corso dei nostri precedenti appuntamenti, da tanti altri paesi, no? Perché la situazione prettamente economica, direi, dell'Italia è evidentemente diversa da quella della Germania, da quella della Francia e via dicendo. Quindi io ti chiedo se dobbiamo aspettarci questi tagli a partire dalla prossima primavera, come sperano evidentemente buona parte degli italiani, su cosa dovrebbe puntare l'Italia? Cioè, quale sarebbe il lavoro che dovrebbe portare avanti il governo per aiutare i cittadini nella speranza, nell'attesa che davvero questi tassi possano abbassarsi, no? Possano in qualche modo essere ridotti, abbattuti. Come dicevi, i tassi alti non piacciono al mercato, non piacciono evidentemente neanche ai cittadini. Effettivamente hai ragione, non piacciono, ma non piacciono perché fanno danni, non è che sia solo una questione estetica, è proprio una questione pratica. Allora, i danni li fanno, ripeto, sia all'apparato produttivo, le aziende con tassi elevati da pagare, è chiaro che si trovano in difficoltà. I cittadini che, come dicevamo, per esempio, hanno un mutuo, si trovano anche loro in questa situazione. Ma peggio delle imprese e peggio dei cittadini è messo purtroppo il nostro Stato. I tassi alti sono una disdetta per l'Italia, perché lo sappiamo tutti, l'Italia è il paese che in Europa ha il maggior debito pubblico e di conseguenza tassi alti vuol dire pagare interessi elevati per il nostro debito pubblico. Certo, se questi interessi andassero solo ai cittadini italiani, sì. Meglio pagare interessi minori, ma insomma poi restano all'interno della nostra economia. Se invece sono investitori stranieri a beneficiare dei tassi alti, è chiaro che poi quegli interessi invece andrebbero a finire all'estero e per il nostro sistema economico, insomma, drenerebbero liquidità dall'Italia verso l'estero. Non è una buona cosa. Quindi diciamo che appunto questi tassi elevati fanno male alle imprese, ai cittadini, ma soprattutto fanno male allo Stato. Cosa può fare adesso il nostro governo per limitare? Sappiamo che proprio in questi giorni, insomma prima della fine dell'anno, dovrà essere conclusa la famosa manovra di bilancio. Con questa manovra di bilancio si è cercato di dare un po' di ossigeno ai cittadini, mantenendo dei risparmi fiscali che erano già stati inseriti e aggiungendone degli altri.
Non c'erano molti margini di manovra per la verità, perché, ripeto, il paese è indebitato, in più ha ereditato anche una situazione non proprio favorevole, questo governo. Di conseguenza, diciamo che il governo può far poco, quello che può fare di più è la BCE. Noi ci aspettiamo che questi tassi vengano ridotti. Diciamo perlomeno nell'anno prossimo, cioè nel 2024, almeno di tre quarti di punto, insomma, scendere al 3,75%. Io mi augurerei anche di più, perché quindi una maggior discesa fino al 3,5%. Però, vabbè, ha anche ragione la Lagarde a dire aspettiamo e vediamo anche i dati, perché non è che possiamo fare delle previsioni a un anno se tra 3 mesi magari arrivano notizie completamente diverse da quelle che abbiamo oggi. Comunque, sì, auspicabilmente, almeno questo è il mio punto di vista, i tassi dovrebbero scendere di circa un punto percentuale nel prossimo anno, cioè nel 2024. Questo è anche l'augurio che mi faccio, l'auspicio, ecco, metto così. Ed è sicuramente un auspicio che accolgo e che senz'altro si faranno anche gran parte dei cittadini italiani e direi non solo, no? Perché l'abbiamo detto all'inizio, quali ripercussioni riguardano un po' tutti. E hai citato la Lagarde, un nome sul quale mi sarei soffermata anch'io, quindi colgo subito l'occasione per sapere cosa ne pensi del suo operato e in generale. Se dovessi un po' tirare le somme, vorrei sapere il tuo giudizio sull'operato della BCE negli ultimi tempi, visto che questo operato ha inevitabilmente degli effetti, delle conseguenze anche su, non solo sull'Italia, ma in generale su tassi, su una situazione che direi non riguarda l'economia europea in senso lato, certo, la riguarda nel suo complesso, ma poi coinvolge anche i singoli membri. La Lagarda, almeno in Italia, non è che goda di buona fama, ma io la ritengo in maniera anche, se vogliamo, ingiusta, nel senso che probabilmente il giudizio che ne danno gli italiani è condizionato da due aspetti. Il primo è che al suo posto prima c'era un italiano e c'è un po' di nazionalismo e quindi diciamo che l'italiano faceva meglio della francese. Ma un po' sono cambiate le condizioni, cioè è vero che anche Draghi è diventato presidente della BCE in un momento molto particolare, era il 2011-2012, era molto difficile era la situazione perché era scoppiato il bubone Grecia e l'euro davvero rischiava di saltare. Quindi non voglio dire che Draghi ha avuto 7 anni alla BCE tranquilli, però senz'altro anche la Lagarde, i suoi anni alla BCE non sono stati per nulla tranquilli, nel senso che si è trovata anche lei un'eredità tale che insomma gli è scoppiata l'inflazione. Ripeto, a mio avviso l'inflazione è scoppiata perché Draghi ha esagerato con questa politica monetaria. Io la chiamo ultra espansiva perché dal 2016 al 2022, cioè per 6 anni, sono rimasti i tassi fermi a zero. Questa io la considero una droga per il mercato. Oltretutto, poi altri titoli dello Stato che sono stati venduti a trilioni con rendimenti negativi. Questo non poteva non avere conseguenze poi sull'aumento dei prezzi. E quindi la Lagarde, diciamo che si è ritrovata anche lei un'eredità, insomma, non facile da gestire. Quindi, ecco, io
Tendo, ma non perché mi sia particolarmente simpatica, ma mi sembra proprio per una correttezza, tendo a giustificare ciò che ha fatto la Lagarde. Io, se devo, diciamo, fare una critica alla Lagarde, a mio avviso è l'aver esagerato con questi tassi, ma così come aveva esagerato in senso opposto Draghi prima di lei. Cioè, mentre Draghi ha tenuto praticamente i tassi fermi e ha azzerato i tassi e li ha mantenuti fermi per diversi anni, quando a mio avviso invece bisognava avere un po' più di coraggio e poco alla volta, ma cominciare ad aumentarli. Così ritengo che la Lagarde abbia esagerato ad arrivare fino a questo 4,5%, forse si poteva fermare prima. Bisogna però anche dire che il presidente della BCE non è che prende le decisioni da solo, c'è un board, c'è un gruppo e chiaramente in questo board ci sono i presidenti delle banche centrali dei vari paesi, ma sappiamo tutti, e non potrebbe non essere così, che tutti i paesi non hanno lo stesso peso, per cui se i paesi come Germania, Olanda, eccetera, premono per far aumentare i tassi, è difficile che la Lagarde possa non tenerne conto. Quindi questo 4,5%, che a mio avviso è stato un tasso esagerato al momento, però molto probabilmente non è di peso da Christine Lagarde quanto dalla Bundesbank, che avrà premuto appunto per bloccare l'inflazione. I tedeschi hanno un po' questa fobia dell'inflazione, noi italiani invece sappiamo convivere di più con l'inflazione, quindi però insomma è ovvio che la Bundesbank all'interno della BCE pesa e come, insomma. Quindi io, ecco, in questo senso mi sento di difendere l'operato di Christine Lagarde, anche se, come ho appena detto, magari fosse stato al suo posto, avrei aumentato un po' a fatto, insomma. Effettivamente credo che sia un'analisi corretta, sia evidenziando l'eredità che si porta dietro, perché lo abbiamo detto nel caso del governo Meloni per altri temi, questo vale poi inevitabilmente anche per chi si trova a capo della Banca Centrale o di una qualsiasi altra grande istituzione. E credo sia anche corretta l'analisi sulla situazione tedesca e il ruolo che gioca nell'economia europea, evidentemente superando senz'altro i confini nazionali. Io, Giancarlo, ti ringrazio come sempre per le tue analisi, i tuoi commenti e ti do appuntamento al nostro prossimo incontro. Grazie a te, Asia, e come di consueto un saluto a tutti gli ascoltatori.